Eccoci ragazzi, è uscito, wow, stanotte mi sono svegliato, in pratica è uscito alle ore 1:14 della notte tra il 13 e il 14, quindi qui era già il 14, giovedì 14, un macello sul canale Discord, ma poi vi racconterò. Andiamo a vedere subito com'è il nuovo Cooks of Delicious 2 che finalmente è appunto stato rilasciato. Innanzitutto ci sono delle cose da sistemare, ve lo dico subito. Per esempio il mouse ancora non funziona nei menu, è uscito un po' zoppato, ma ve lo mostro per quello che è al giorno d'uscita. Caricamento, opzioni, esci dal gioco. Caricamento è anche per nuova partita. Io ho già fatto un po' di pratica in un altro computer, quindi qua non c'è il salvataggio. Niente. News, campagna, opzioni, save and quit. Opzioni, grafica. Questo l'ho già impostato così. Audio, gameplay. Le scritte in giapponese che io vado anche volentieri a togliere. Tastiera. Però non c'è ancora possibilità di impostare le proprie combinazioni, i tasti come nel primo. Gamepad, per appunto l'utilizzo del gamepad. Impostazione del mouse, credits, eccetera. Campagna. Tower, andiamo a vedere la selezione dei livelli. Qua possiamo andare nelle modalità single player. Chef, ancora sono da mettere i nomi qua. Agli chef, come potete vedere, possiamo già selezionare lo chef là sopra. E ci sono ancora da mettere i nomi. Questo si nota dal fatto che non sono in ordine per numero. Qua ci sarà poi da aggiungere il nome, ma ancora non è stata aggiunta questa feature. Il giocatore secondario e il tipo di controllo per il giocatore secondario. Food catalog, come nel video in live che vi avevo mostrato, ci sono tutti i cibi che si possono comprare e sbloccare. Per esempio questa costa 250 da sbloccare e ci sono anche un piccolo pezzetto di lore, c'è anche un piccolo pezzetto di lore in cui hanno scritto delle cose. C'erano due o tre ragazzi che si sono occupati di scrivere tutte queste cose, c'è tutto un discorso dietro. La parte super interessante è il design, che però adesso non posso mostrarvi nella sua totalità perché i pezzi vanno sbloccati man mano che si va avanti. Ci sono i tutorial, ma sono presenti solo i primi tre tutorial, come nella beta. Quindi le basi, le holding station, che sono questa dinamica nuova, questa meccanica nuova che c'è in Cooks of Delicious 2, e i side dishes, che sono appunto anche questa meccanica nuova, parenti delle holding station, diciamo, perché stanno anche loro nelle holding station, ma andremo a vedere subito andando a affrontare una giornata con... la modalità campagna. Qua ci sono dei livelli che si possono sbloccare, che ci danno dei bonus. Man mano che salirà di livello il nostro personaggio, vediamo che partiamo con 0 di livello e con 0 stelle nel nostro ristorante. Man mano che andiamo avanti con i livelli potremo sbloccare dei nuovi scenari, ecco, in cui giocare. Possiamo modificare il preset del menu, ma io per ora lo lascio a... Possiamo modificare i piatti principali. All'inizio ne abbiamo soltanto 3, 3 spazi e 3 cibi da poter aggiungere. Contorni, che sono quelli che possiamo appunto preparare nelle holding station. E bibite, abbiamo semplicemente le bibite zuccherate, quelle delle macchinette. E andiamo a partire con un nuovo giorno. Vi vado a mostrare un po' qual è il funzionamento. È molto simile al vecchio. Questi obiettivi sono per andare a sbloccare degli altri componenti per personalizzare il nostro ristorante. Qua ci dice, per esempio, fai una combo da 5, fai 2 giorni perfetti e fai 5 ordini deliziosi in un singolo giorno. Non ho ancora capito come funzionano quelli deliziosi, quindi quello non posso andare a spiegarvelo. Ah no, siamo usciti. No, non volevo uscire. Start new day, ok? La meccanica nuova, che è quella dello Dig Station, ci richiede
Uno di mettere dei cibi che hanno per forza bisogno della holding station. Poi ci sono gli holding station optional che ci risparmiano tempo. E poi ci sono questi side dishes che ci permettono di aumentare la pazienza dei clienti. Perché ce l'avremo là, insomma, e possono prenderlo senza problemi. E aumenta quello che è indicato qua sopra in viola il tempo di attesa massimo del nostro cliente. I cibi sono cambiati, sono disposti in modo differente. Quello del prezzo, visto che eravamo nell'holding station, è partito direttamente. Sono gestiti in modo diverso perché ci sono più spesso le stesse lettere già assegnate, cioè che magari c'è una lettera per indicare il tipo di pane e la stessa lettera per indicare un tipo di ripieno. Spostandoci con lo spazio, come potevamo spostarci con lo spazio in Serve Delicious 1, andiamo a selezionare l'altra categoria di oggetti da aggiungere. Sono rimaste solo una pretzel, quindi andrei a farne un altro po' da tenere là nelle holding station. Vediamo con il numero la quantità rimasta e con gli spicchietti accanto la freschezza del cibo. Quindi se sono troppo vecchi, diciamo, andranno poi buttati in automatico, anche se non sono stati consumati tutti. Sono andato a mettere degli altri maccheroni come side dishes che appunto vanno ad aumentare la pazienza dei nostri clienti, nonostante adesso non è che ce ne siano tantissimi. Il lavaggio dei piatti, come potete vedere, è cambiato drasticamente, ha una combo molto più lunga da fare. Butter e steak, fever milk, C, spazio M, e lo spazio in questo caso è diventato indispensabile perché premendo quella lettera senza andare a spostarci con lo spazio non permette più la preparazione dell'ordine. Se io premo M in questo caso non mi fa selezionare niente, per forza premere spazio e poi M. Allora, S e milk gravy. Allora, M, milk e strawberry. La bevanda che abbiamo aggiunto noi come drink non richiede particolare impegno perché ogni tanto è solo da riempire di nuovo con il ghiaccio la macchina, diciamo, delle bevande zuccherate. La spazzatura, man mano che andiamo avanti, si riempie, cioè riempie il nostro bidone, quindi dovremo fare un po' spazio per farcela stare. Allora, andiamo a fare di nuovo le holding station, pretzel, le vuole classiche adesso, e andiamo a mettere degli altri maccheroni. Abbiamo dei nuovi impegni. Nelle nuove pulizie, come per esempio quella di gestire il discorso degli scarafaggi e delle mosche, o comunque degli insetti volanti, zanzare, quel che l'è. E in più ci saranno ancora i furti, ma ci sono anche gli incendi, cosa che non ho ancora potuto sperimentare nelle giornate di gioco che ho affrontato, ma a fine giornata vedremo che c'è l'indicazione, quindi probabilmente o ci sono o verranno implementati a presto. Ancora non mi è capitato, ma neanche mi sono capitati ancora i furti, probabilmente mi arriveranno. Sono stati un po' modificati i furti, ma non li ho sperimentati. Vi faccio vedere quello che ho visto finora. Adesso è abbastanza gestibile la situazione perché gli oggetti che abbiamo sbloccato sono pochi e in più. In più non sono particolarmente complicati, anche se questa carne ho ancora da migliorare, fare un po' l'abitudine. Allora, M, milk banana. La holding station ci starebbe bene un altro coso di pretzel, le vuole tedesche, e qua metto i maccheroni, questo è pronto. SG,
S-O. S-O. Poi S... H-M-B. Le combinazioni sono tutte diverse, quindi tutto da reimparare. Juicy. E in più i cibi sono quasi tutti cambiati. Alcuni sono rimasti uguali, ma per esempio anche le lasagne non hanno più il famoso PSCR che le ha rese importanti. In questo caso, come avete visto, i Milk Wheats e il Milk avevano sempre la M. Il fatto che ci siamo spostati con lo spazio ha fatto sì che abbiamo potuto utilizzare tutte e due le situazioni. Questo è il core per gli scarafaggi. MM di nuovo, M spazio M. SO4T, MMMMMS. Questo per ora ha preso un po' il posto del... del vino, per dover uccidere un tasto. Prima uccidevamo la T per stappare il vino, il tasto sopra per stappare il vino. Adesso dobbiamo uccidere invece la M. Finito il giorno e se non sbaglio non abbiamo fatto ancora nessun ordine sbagliato. Ah, nelle holding station possiamo andare anche a rimuoverle due volte, cioè premendo due volte il tasto. Le combinazioni sono con tab più numero della holding station. Come c'è scritto qua, tab 1, tab 2, tab 3, tab 4. E andando a cancellarle ci liberiamo lo spazio, perché appunto ora, avendo poche cose che richiedono le holding station, è stato molto semplice. Ma quando avremo molti oggetti che le richiedono, potremo dover switchare da una holding station all'altra, cancellando magari degli oggetti già fatti. Allora, 53 perfect orders, 24 delicious orders. Qua ci sono tutti i cores, non ne abbiamo sbagliati, abbiamo pulito 6 volte il water, non ci sono stati incendi, per questo dicevo che ci sono gli incendi, non c'è stato il giochino dei ratti, non abbiamo catturato ratti, abbiamo lavato tot piatti, non c'è stato nessuno che ha cercato di rubarci, questi sono i soldi che abbiamo guadagnato, questa è la spazzatura che abbiamo buttato, questi gli insetti sterminati e queste le mance ottenute. Fase di sblocco degli oggetti, sono degli oggetti randomici, quindi in base alla nostra fortuna avremo un oggetto piuttosto che un altro. Questo per la daily ci chiedeva 5, una combo di 5, noi ne abbiamo fatte 53, quindi ci ha sbloccato il micetto. Poi abbiamo fatto 24 delicious orders, che lui ne richiedeva tipo 12 forse, e ci ha sbloccato un altro dipinto. E siamo saliti di livello, siamo a livello 1 e ci ha sbloccato la radio, che è un oggetto. Un altro oggetto ci ha sbloccato per essere saliti di livello, che è una sfera da discoteca, mi sa. Un altro oggetto ancora, un lampadario differente, un bancone differente. E abbiamo sbloccato dei nuovi livelli in Chef for Hire, che è la modalità, diciamo, in cui sperimentare questi menu fissi, diciamo. Questi menu poi ci danno la possibilità di sbloccare altre cose in base a come andiamo. Ci dà una medaglia di bronzo, una medaglia d'argento, una medaglia d'oro. La medaglia di bronzo è con meno di 8 ordini falliti. La medaglia di argento è con meno di 5 tra gli ordini medi e gli ordini falliti. I medi sono quelli che non sono perfetti, ma ti ci sei avvicinato. E invece la medaglia d'oro è: non hai fallito né hai sbagliato niente in tutto il giorno tra i core e i pasti serviti. I reward che abbiamo: sblocchiamo qualcosa quando otteniamo 2 medaglie di bronzo, sblocchiamo qualcosa quando ne otteniamo 4 d'argento e una di oro. Ogni ristorante ci darà dei livelli vari, qua per ora ne abbiamo sbloccati soltanto 2, ma salendo di livello possiamo arrivare fino al livello 8, che appunto hanno tutte delle modalità differenti. Ci sono delle info su ognuno dei ristoranti e questo è quanto. Questo è Cooks Are Delicious 2 per quello che appare per ora.
Il designer appunto ci permette di modificare il layout del nostro ristorante. Adesso però abbiamo sbloccato porca roba, ma vi faccio vedere rapidamente. Mettiamo questo e la radio. Andiamo a appoggiare una radio qua dietro, non c'entra proprio molto, però questo è un po' il discorso. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, scrivervi se per caso non l'aveste già fatto, fatemi sapere che cosa ve ne pare di Cookserve Delicious 2, se vi piacerebbe vedere degli altri video, se vi piacerebbe vedere degli episodi in live di Cookserve Delicious 2, se vi piacerebbe vedere una serie. Ciao a tutti e buona giornata!